Nicoletta, se ti vede la nonna, ma cosa mi combina? Ma io le lascerei anche strizzare tutti i colori, anche se sono cari. Ma sono già così disordinato io. Davvero? Venga, venga a vedere quel tavolo. Perché cos'ha di speciale quel tavolo? Vediamo. Ci lavoro da 40 anni. Bella, sempre questo stesso tavolo. Sempre questo stesso tavolo. Ma siccome mettevo giornato quello che capitava sopra, libri, corrispondenza, facevo a strati alti così. Bella, sono proprio un processo di stratificazione. Questo fino al 1919, perché quando mi sono sposato, allora mia moglie ha messo un po' di pulizia e ha vinto la scommessa. La scommessa? E con chi? Con Ardengo Soppici. Alla vigilia del matrimonio, Soppici aveva detto alla Nini: riuscirai a tutto tranne che a tenere in ordine la tavola di Carrà. Tenda, però è strano tutto questo disordine in un milanese. Ma io non sono milanese. Lei non è milanese. Almeno non sono nato a Milano. Sono venuto nel 1895 a 14 anni da Quarniento, provincia di Alessandria. Mi ci ha portato Angelo Comolli, che aveva lo studio in piazza Sant'Ambrogio, proprio qui, di fronte a questa bella chiesa, che è un esempio di bellezza romanica, sì, grande architettura, Sant'Ambrogio. Senta, maestro, e qui lei ha dipinto i suoi primi quadri? No, perché allora facevo il decoratore e con Comolli dipingevamo gli appartamenti di Milano, che in quel tempo andavano in grandendo. E quali ne ha dipinti, per esempio? Molti. In via Paleo abbiamo fatto tre case importanti, con cortili, portici, eccetera, fregi. Insomma, abbiamo lavorato un anno. E c'è della gente che si permette il lusso di avere dei Carrà per le scale e nemmeno lo sa. Ah, ma non sono firmati. Ma sono però i più grandi Carrà che esistono certamente, si intende come superficie. E perdoni maestro, quanto guadagnava in quel tempo? Due lire. Erano poche o tanti? Poche anche in quei tempi. È per questo che andai a Parigi a lavorare, dove quando guadagnavo stato? Molto. È stato 7 mesi. Ah. E si guadagnava un mucchio di quattrini, tanto che al sabato che andavo a riscuotere mi sembrava di aver rubato. E come faceva a guadagnare tanto? Dipingevo al Canada tutti gli archi, un bordo rosso, un lavoro grande, vero? Dov'era l'esposizione? Sì, l'esposizione di Parigi, l'Universale, vero? Era la Parigi dei tramacavalli, della Per Dreyfus. Io ero Per Dreyfus e litigavo continuamente con i compagni di lavoro. Era la Parigi degli ultimi impressionisti, Bonnard per esempio. Modigliani non c'era ancora arrivato e Severini venne nel 1904, Bucci nel 1906. Era ancora la Parigi di Gauguin. Parigi era l'arte per noi giovani. E dopo Parigi, maestro? Dopo Parigi sono andato a Londra e vi sono rimasto 7 mesi. Finché ho consumato tutto il denaro, ho dovuto ritornare in Italia. Ed è ritornato qui a Milano? Sono ritornato a Milano con il desiderio di approfondire i miei studi della pittura. Uh-huh. E fu mio zio, il fratello di mio padre, che mi ha assegnato 50 lire al mese e con quelli io potei presentarmi a Brera. Ma anche data la certa età, che avevo già passati i 20 anni, ho fatto addirittura il corso per il terzo del nudo. E così in 3 anni, uno di nudo e 2 di pittura, mi sono esaurito, ho preso la licenza di Brera. Quindi tutto per merito di suo zio, in un certo senso. Tutto, e naturalmente io, è stato il mio primo mecenate, e allora per ricordo io ho voluto fare quel ritratto. Ah, vediamo. Ma non è soltanto un fatto sentimentale, come dice lei, è un bellissimo quadro. E poi in potenza c'è tutto Carrà, non so, l'impasto dei colori, la struttura. Sì, sì, ma non esageri. In fondo eravamo stanchi di questo genere di cose, anche se piacevano. Vi era in noi bisogno di altri problemi. E un forte desiderio di rinnovare la pittura, guardi qua. Mm.
Quando Marinetti iniziò il futurismo, io, Boccioni e Rucciolo vi aderimmo. Al primo nostro manifesto sulla pittura si scatenò una violenta reazione. Fu il nostro come uno squillo di tromba in un campo di dormienti. Fu un orgio di movimento. Si correva per l'Italia, le serate futuriste nei teatri, insomma, un ire di Dio. E si eravamo come tutti impazziti. Fu lui a fermarci. Lui chi? Lui. E io sentii di nuovo il bisogno di rinnovarmi. Nel 1917, richiamato alle armi, a Ferrara conobbi De Chirico e Savinio, coi quali realizzammo quello che viene definito il periodo metafisico. Nel 1919 abitavo, anzi abitavamo, perché fu lì che ci sposammo, in via Vivaio 16. Ecco, vedi, noi stavamo in quelle due camerette là al primo piano e sotto c'era lo studio di mio marito. Qui abitava Leon Cavallo, tutti gli amici artisti italiani e stranieri sono passati lì da noi. C'era Léger, c'era Stravinsky, c'era Walden, Diaghilev e poi italiani di tutti, De Papini, Soffici, De Chirico, Savinio, Bontempelli, il quale abitava qui al numero 24. Era proprio un cenacolo. Era un vero cenacolo e ogni sera verso le 5 si radunavano perché Carà era l'unico sposato e allora venivano tutti nella nostra casa. E lì si facevano delle discussioni interessantissime. E non so, li ritrovavate, mangiavate insieme? Sì, cosa poi facevate? Poi famosi pranzi, minestroni delle mezzanotte di Medardo Rosso. Medardo Rosso veniva quasi tutti i giorni a trovarmi. Quando non poteva mandava una lettera dall'albergo Milan dove abitava. Era un grande amico dei tempi. Medardo Rosso è stato un grande artista. E maestro, quali sono i quadri di quel periodo che lei predilige? Festival, Casine sul Sesia, La Crevola, L'Attesa. E questo un periodo di ritorno alla realtà, alla natura. Il Cinquale. Ah! Ecco la scoperta del mare. Andammo al forte la prima volta nel 1926. Fu il mio vecchio amico scultore Dazzi a consigliarcelo e il paese ci piacque subito. Ma oggi il forte è un soggiorno mondano, come dire, domesticato. Allora invece aveva qualcosa di libero, di selvaggio? Sì, l'arenile era solitario e dal punto di vista pittorico molto attraente. Mi colpirono subito i capanni contro lo sfondo del mare, le ombre sulla sabbia, le vele solitarie. Il cinquale luccicante fra i canneti era una favola. Questo fu il periodo del ritorno della mia pittura alla natura. E da allora, in fondo, non ho fatto che approfondire sempre più questa specie di lirismo della vita reale, che è poi il periodo che ancora continua adesso. Anche questo rigido inverno milanese mi ha suggerito alcuni spunti di quadri che sto facendo in questo momento. Allora, maestro, lascio il suo lavoro.